Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi leggeremo Giovannin senza pausa. Ora prendiamo la sua minifigura e la appoggiamo sull'audio. Giovannin senza paura. C'era una volta un contadino che aveva due figli. Pietro, il maggiore, era laborioso, intelligente e responsabile, ma molto fifone. Giovannin, il più giovane, era pigro, ma a differenza di suo fratello, non aveva paura di nulla. Anzi, non sapeva che cosa fosse la paura. Suo padre chiese aiuto al prete del paese per insegnare a Giovannin cosa fosse la paura. Non preoccuparti, di a Giovannin di venire a trascorrere una notte con me nella chiesa del paese e io gli insegnerò cos'è la paura, disse il prete. Giovannin andò a passare la notte nella chiesa, che era buia e tenebrosa. Con molta tranquillità salì sul campanile come gli aveva detto il prete, che lo stava aspettando vestito da fantasma, con l'intenzione di spaventarlo. Buh, Giovannin, preparati a morire. Chi sei e perché dovrei temerti? Non mi fai paura, replicò Giovannin e lo calciò giù dalle scale. Il padre di Giovannin, quando seppe dell'accaduto, si arrabbiò molto per quello che suo figlio aveva fatto. Disperato, lo cacciò fuori di casa, dove forse avrebbe scoperto cosa fosse la paura. Dopo una giornata trascorsa a camminare, Giovannin arrivò in una locanda in mezzo al bosco. Buongiorno, disse l'oste. Cosa ti porta qui? Perché sei così triste? Non so cosa sia la paura, ed è per questo che mio padre mi ha buttato fuori di casa. Quindi l'oste ebbe un'idea per aiutare Giovannin. Vedi quel castello? È infestato e il re ha promesso la mano della principessa a colui che riuscirà a passare 3 notti lì. Giovannin era deciso, chiese al re il permesso di affrontare la prova. E quella stessa notte andò al castello. Faceva freddo e si udivano rumori misteriosi, ma Giovannin rimase sempre totalmente calmo. Dato che faceva molto freddo, Giovannin accese il camino per riposare meglio. Poco dopo essersi addormentato, apparvero dal nulla centinaia di cani e gatti neri, pronti ad attaccarlo. Che ci fate qui? Fuori! Non mi fate paura, gridò. Era così arrabbiato che spaventò lui stesso tutti gli animali. Il re non poteva crederci. Hai trascorso la prima notte, ma ne hai altre due, lo avvertì. La seconda notte un uomo diviso in due metà fece irruzione dal camino e apparvero anche molti altri esseri mostruosi che giocavano a bowling con ossa e teschi umani. Giovannin non ebbe paura nemmeno in quel momento e finì per unirsi alla partita di quegli esseri fino all'alba, quando tornarono da dove erano venuti. Mancava solo un'ultima notte a Giovannin per superare la sfida. Al tramonto dell'ultimo giorno, 6 uomini giganteschi apparvero con una bara al seguito. Anche questo non spaventò Giovannin, che anzi aprì la bara per cercare di resuscitare il morto fino a quando non ci riuscì. L'uomo risorto, lungi dal ringraziare Giovannin per avergli ridato vita, cercò di ucciderlo. Ma Giovannin, che non aveva paura di niente, lo rinchiuse di nuovo nella bara. Prima della fine della notte apparve un altro gigante, molto vecchio e con una faccia sfigurata, che cercò di uccidere Giovannin. Non so cosa sia la paura. Non mi spaventi, disse Giovannin prima di affrontare il gigante e scacciarlo per sempre. Così superò la sfida e poté sposare la principessa. Sebbene fossero molto felici, la principessa sapeva che il fatto di non provare paura continuava a preoccupare suo marito. Quindi ebbe un'idea. Una notte, mentre Giovannin dormiva nel suo letto a palazzo, gettò un secchio di acqua ghiacciata sul suo corpo.
Che succede? Cos'è questo? Gridò Giovannin, che per la prima volta nella sua vita tremò e si allarmò. Ti ho gettato un secchio d'acqua e ti sei spaventato, disse la principessa. Fu allora che Giovannin finalmente imparò cosa fosse la paura. E se questo video vi è piaciuto, mettete un like senza paura e iscrivetevi al canale Giocattoli di Ale. Ciao, un bacione, Alessandro.